come sempre quando succedono, quando abbiamo ospiti sia telefonici e sia in persona, in carne ed ossa, siamo in diretta anche Facebook. Esatto. E allora Cinzia, con te abbiamo un ospite che se andate su Facebook lo vedrete. È lui! Edoardo Boscolo, che è un campione mondiale europeo di quella disciplina? Di musical form. C'è una cosa molto particolare, adesso faremo un po' di domande ad Edoardo, allora, ma già abbiamo visto delle immagini esplicative. Sappiamo, questa disciplina deriva dal kickboxing, che, sì, che è un combattimento che si fa a due, se non vado errato, sì, Edoardo. Music in Form invece è con lo stesso combattimento da soli, no? Ipotetico, però con una base musicale, vero o no? Sì, è una fusione delle arti marziali, quindi del karate, del kata classico, insieme ai salti della ginnastica artistica. E quindi, scusa, la domanda, Cinzia, che mi viene, come ti sei avvicinata a questo? Perché il musical form non sapevo esistesse, il kickboxing sì. E questa disciplina l'ho scoperta qua a Chioggia, perché volevo fare inizialmente il breakdance. Quindi una cosa totalmente diversa. Sì, però molto anni 90, che si avvicina molto a molti anni 80 alla musica di Cinzia. Che però sfortunatamente non c'era, e mi hanno indirizzato invece in questa palestra dove c'era comunque acrobatica. E ho provato, mi sono appassionato e adesso sono campione. Eh sì, perché c'è molto di acrobatico in quello, sì, che fai, Edoardo, caspita, ha fatto di quei salti. Pazzesco, poi se andate su YouTube c'è proprio, non dico sì, una andate pagina, a vedere perché è veramente bello. Pazzeschi, poi ne abbiamo anche uno qua che non possiamo farvi vedere, però ve lo possiamo far sentire, ecco, come sottofondo. Ecco, qua siamo, per esempio, questo è del 29 agosto del 2019. Dove sei qua, Edoardo? A Győr, in Ungheria, a fare il campionato europeo. Ho capito. Qua ve lo descrivo, lui c'è il palazzetto pieno, lui si avvicina a un certo momento con due, si avvicina alla giuria e urla il suo nome, sì, giusto? Sì, il nome, il cognome, il team di provenienza e la nazione da dove vengo, quindi è l'Italia. Proprio un urlo. Sì, per iniziare. Cosa c'è l'urlo? Oh. È il kiai classico che si fa nei kata di karate. È il kiai di kata! Tu lo sai, io non lo so come mai. Tu sai, non che lo adesso sai. Lo devi fare, vero? No, no, no. Eh sì, invece. Sì, sì, facciamo il kiai di kata, dai. Come si dice? Yai! Sì, bisogna trasmettere l'aria, però bisogna fare un colpo, quindi meglio non farlo qua. No, un colpo già vai, sì, ce lo vogliamo fare anche noi, dai Cinzia, dai, non rompere, dai, come la facciamo? Yai, come facciamo? Mi alzo in piedi, guarda via, mi alzo in piedi. Tanto non si vede. È lo stesso, dai, come si fa, dai? Dai, yai, Edoardo, fai qualcosa, yai, di tranquillo, sì, via. Deve essere tipo Hulk. Hulk! Hulk! Che cacchio, adesso lo faccio. Sì. Da che cacchio, sì, bello, bravo, no, senti Edoardo, sì, dai, sì, dai, è altro che uguale campione mondiale ed europeo. Ci racconti come questo iter, come ci si arriva? Beh, io ad esempio mi alleno tutti i giorni, tutte le settimane. Diciamo che ha 18 anni, Edoardo. Sì, ha solo 18 anni. Sì. Lunedì, mercoledì e venerdì, quindi bisogna avere anche una certa costanza nel percorso. E, anche a tavola, devo dire. Sì. Seguendo anche una dieta. Caro, non è facile. E quindi i tuoi amici cosa ti hanno detto? Prima i genitori, poi i tuoi amici cosa ti hanno detto quando hai fatto? Mi sostengono sempre, perché comunque hanno visto che sono più o meno bravo, quindi... Te la cavicchi? Più o meno, campione mondiale! Se la cavicchi, ma in che categoria sei? Adesso sono juniores, quindi 16-18 anni. Sì. E poi a novembre, quando faccio 19, passo senior. Quindi oltre i 19 fino ai 40. Quindi sei al limite. Al limite, sì. Okay. 19-40. 19-40, una fascia. No, poi dopo 40 anni è difficile arrivarci facendo queste acrobazie. Dopo i 40 anni vai al bar. E a proposito di questo, Edoardo, tu hai appena finito la scuola, giusto? Sì. Ti sei diplomato da qualche giorno. E che cosa vuoi fare da grande? Vuoi dedicarti anima e cuore fino a 40 anni allo sport oppure hai altre intenzioni? Cioè, si può essere professionisti nel tuo sport in definitiva? Cioè, c'è una forma di guadagno oppure... Beh, facendo spettacoli, sì, oppure anche gareggiando a livello
mondiale. Tornei, tornei sì, soprattutto viaggiando magari tipo in America, dove lo sport è più conosciuto e si trasmette anche molto di più in televisione, e portando quindi le persone anche a fare gli stuntman, e dopo là c'è il guadagno. Ah, quindi da lì, ma come per esempio, adesso la butto, Cinzia, il Cirque du Soleil, che adesso è in difficoltà, ma se un domani dovrebbe, potesse esserci, tu potresti farne parte? Potrebbe essere. Però non c'è proprio lo sport, il music form, che ti porta a guadagnare perché fai tornei proprio di quello? No, c'è una categoria che si chiama Grand Champion, dove non ci sono regole e dove ogni partecipante può portare la propria performance, e il vincitore vince, oltre che la coppa, anche dei soldi. Dei soldi. Sì. Però comunque non è una somma così, così elevata. Non guadagnerai come Ronaldo. Non ancora. Però ci arriveremo. Cinzia, che dici? E quindi che cosa hai intenzione di fare? Adesso stavo pensando all'università, magari filosofia, che comunque è stata una materia che mi ha appassionato in questi anni di liceo. E poi dopo si vedrà. Però continui, sì. Insomma, questo percorso. Sì, per l'apporto, Tu hai ricevuto anche un premio particolare dalla città di Chioggia, se non vedo errato, qualche giorno fa, sì. Al Gran Sostanco. Dimmi, cosa hai ricevuto? Mi hanno dato, grazie al Panathlon, un premio dopo che mi sono esibito proprio per questa assemblea, per questo gruppo. E comunque è stato anche un onore esibirmi in uno dei ristoranti più importanti e conosciuti di Chioggia, quindi certo. Bello, grande soddisfazione. Allora, no? Io ti faccio vedere una cosa adesso, mi tolgo le cuffie e vengo di là, aspetta. Aiuto, sta arrivando Paolo De Grandi, speriamo che non voglia fare qualche mossa, allora, qualche cosa strana. Vieni dal video, da qua, c'è spazio, volendo, se ci facciamo altro, potresti fare due mosse piccoline? Due mosse? Perché voglio vederle. Mamma mia, ma poverino, non viene più, l'abbiamo invitato ospite, mi sa che non viene più. Devi far vedere, dai, che facciamo vedere alla gente, almeno due piccole mosse. Hai voglia di karate o lo salti? Quello che no, vuoi, salti no, perché ho paura di fare male qua, pieno di cose. No, però di karate magari se vuoi ti togli le cuffie e le fai un po' da lontano. Cinzia, spostati o ti allora, attenzione! Attenzione a me, Edoardo Boscolo! Cosa fai, Edoardo, adesso? Cosa farai? Due o tre tecniche di karate. Va bene, vai, se c'è spazio. Attenzione a non spaccare tutto, attenzione. Questa... Voi non vedete, ma non vedete, c'è andata, Cinzia, te così, così Cinzia, quando prepari, togli i piatti dal lavandino, anche per sistemarlo. Certo, Edoardo, ci vieni a trovare ancora, che ci piace un po' la tua presenza? Va bene. Dai, ci fa molto piacere. Grazie Edoardo, mille. Francesco Bosco è stato con noi, vedete il filmato anche sulla sua pagina Facebook, che adesso verrà taggato. Noi siamo stati molto contenti di avere un campione mondiale ed europeo di Chioggia, esatto. In questo caso di musical form, che è una disciplina della Chioggia. Boxing. Grazie ancora. Grazie, ciao, grazie, è stato un piacere. Radio BCA.